è una periferia un po' particolare, perché non è lontanissima cosiddetto dal centro città, però è una periferia che insieme a tutta la città di Napoli aspetta uno sviluppo da tantissimi anni, e possiamo dire che abbiamo rubato ancora per una volta i 20 anni o 30 anni di una bonifica che non si è mai riuscita a fare, e 30 anni fa un politico, il sindaco o il presidente del consiglio o il Parlamento, i gruppi parlamentari che dicevano da domani vedrete la nuova Bagnoli, e questa nuova Bagnoli non è mai arrivata, è chiaro che lì cosa hai creato? Hai creato disillusione, lontananza dei cittadini rispetto alle istituzioni, perché quello che hanno detto non hanno mantenuto e l'hanno in qualche modo tradito, con finanziamenti dati, finanziamenti bloccati, sprecati, inchieste, società nate, società morte, millenni per fare un piano che desse un futuro a Bagnoli.